Pokémon Unite è il gioco dell'estate. Tutti o quasi tutti i possessori di Nintendo Switch avranno già messo le mani su questo gioco MOBA targato Pokémon, e a settembre uscirà anche per tutti i dispositivi mobile, quindi iOS e Android, quindi come farsi trovare pronti a questa sfida? Dopo 2 settimane di gioco davvero intenso da soli o in compagnia, ci siamo resi conto che molti giocatori di Pokémon che si stanno affacciando per la prima volta ai MOBA come noi hanno bisogno di qualche consiglio per cominciare con il piede giusto. Anche perché anni e anni di breeding, farming, Lega Pokémon eccetera non ti aiutano con un MOBA se non hai mai giocato né a League of Legends o Dota 2 per esempio. Per i giocatori più esperti infatti dei MOBA, questi consigli potranno risultare inutili o addirittura discutibili, o soprattutto andando avanti con il tempo, uscendo nuovi Pokémon con nuove strategie e nuove tattiche, potrebbero non essere sempre attualissimi, ma al momento ci sembrano i 5 consigli più utili da potervi dare per poter partire al meglio e poterci anche seguire su tutti quanti i nostri canali che trovate in descrizione e partecipare anche con noi alle nostre battaglie Unite. Questa guida fa parte di una serie di guide con il mio compagno di battaglia Frozen. In descrizione trovate tutti quanti i link delle playlist per poter seguire tutte le guide che vi faranno diventare dei pro players. Come noi, più di noi, perché al momento ancora non lo siamo, però ci arriveremo. Ma passiamo subito ai 5 consigli più utili, mi raccomando nei commenti fateli diventare molti di più, continuate a consigliare qua sotto nel box commenti. Però Freik, prima di tuffarci in questi 5 consigli fammi dire il consiglio numero 0, ragazzi. Non pushate a caso. È inutile pushare senza una strategia. È inutile tuffarsi da soli contro gli avversari che magari sono in base, perché rischierete semplicemente di fare la cosa più sbagliata che possiate fare all'interno di un match di Pokémon Unite, ovvero morire inutilmente, dare esperienza agli avversari, ma soprattutto lasciare il vostro compagno nella top o bottom lane da solo, il che potrebbe comportare una sua sconfitta e spesso anche la perdita della base stessa. Studiate sempre cosa fare, non affrontate i nemici da soli, a meno che non siate Zera ora con la ultimate. E per il resto, seguite questi consigli che vi daremo insieme per riuscire a vincere le vostre partite su Pokémon Unite. Numero 1. I primi passi nel gioco. Dopo poche ore dalla prima partita, completati i tutorial, ogni giocatore avrà a disposizione 10.000 monete circa per poter acquistare una tra le licenze disponibili. Giocando gratuitamente avrete solo poche possibilità per ottenere delle licenze, legate soprattutto a missioni giornaliere, quindi è importante spendere queste monete nel miglior modo possibile, senza pentirsene. Il consiglio è quello di provare quanti più Pokémon possibili prima di fare anche la primissima scelta, prima di spendere le vostre prime monete, ed è possibile farlo in 2 modi. Il primo metodo che vi consiglio è di utilizzare i Pokémon con delle licenze temporanee. Cambiano ogni settimana e vi consentono di provare almeno 2 o 3 Pokémon diversi, appunto in base alla settimana in cui state giocando. Il secondo metodo è utilizzare, sfruttando la Practice Area, qualsiasi licenza, anche quelle che chiaramente non avete, contro un bot, che quindi vi permetterà di capire le mosse, capire il suo ruolo, le sue caratteristiche e come utilizzarlo. Numero 2. Le lanes e la giungla. La mappa di Pokémon Unite è divisa in 3 zone. Le 2 lanes top e bottom, rispettivamente, quindi sopra e sotto, e la giungla, ovvero al centro. Ogni Pokémon ha un suo percorso preferito, in base al suo ruolo e alle sue caratteristiche, ed è importante seguire il proprio percorso, salvo casi eccezionali, perché altrimenti si rischia di danneggiare tantissimi compagni, togliendo esperienza o lasciando scoperte delle zone importanti. In questo modo è probabile perdere intere partite, quindi attenzione. Ogni zona deve essere stabilmente protetta e controllata dalle persone a cui è assegnata questa zona, che solitamente vengono decise prima che inizi la partita, attraverso la comoda chat veloce che troverete premendo il tasto meno. In questo modo riuscirete a mescolare sia potenza che difesa e riuscirete a bilanciare meglio sia sopra che sotto per lasciare tutto lo spazio che serve al jungler, poi eventualmente ad aiutarvi a pushare. 3. Capire i ruoli dei champs e scegliere quello adatto in base ai compagni. In Pokémon Unite esistono più ruoli ed è fondamentale la scelta di un Pokémon in base al ruolo che si vuole ricoprire. È inutile scegliere un Pokémon magari difensivo e poi spingerlo all'attacco, perché non riuscirà in base alle sue caratteristiche a fare abbastanza danno, ad esempio. Mentre è fondamentale scegliere il proprio ruolo e quindi il proprio Pokémon anche in base a quello che scelgono i propri compagni di squadra, perché Pokémon Unite è un gioco totalmente di squadra, si vince o si perde tutti quanti insieme.
e questi ruoli sono principalmente quattro. Il primo ruolo che andremo a vedere è il difensore, il tank, è un muretto a secco, il suo compito è prendere schiaffi e resistere in piedi mentre i compagni fanno il resto. È indispensabile in ogni team in qualsiasi fase della partita e può fare la differenza tra una vittoria o una sconfitta. Degli esempi per questo ruolo sono ovviamente Snorlax o Crustle, solitamente infatti si trovano non lontani dalla propria base in modo da difenderla al meglio sfruttando il recupero di punti vita oppure le bacche. Non disdegnano dal segnare solo nei momenti opportuni perché solitamente sono lenti e non fanno molti danni. Il ruolo del support è molto sottovalutato ma se utilizzato bene fa la differenza, mette nelle condizioni migliori i propri compagni curandoli o bloccando i movimenti degli avversari, sono letteralmente una spina nel fianco ed insieme ad un compagno possono essere letali, da soli invece soffrono tanto e non hanno un grande potenziale offensivo. Eldegoss, Wigglytuff o Mr. Mime sono degli ottimi esempi in questo senso. L'attacker è uno dei ruoli più ambiti da tutti quanti i giocatori e ha un solo compito, fare danni. Devi riuscire a fare più esperienza degli avversari per salire di livello ed evolversi, in modo da attaccare o difendere nel modo migliore. Alcuni attaccanti sono letali a inizio partita, come Pikachu, altri più in avanti, come ad esempio Machamp o Garchomp, che fanno fatica negli stadi evolutivi precedenti. Attenzione però, utilizzare questi attaccanti non vi autorizza ad attaccare sempre e comunque gli avversari, questo è l'errore più frequente tra tutti quanti i giocatori più scarsi in assoluto e che nessuno vorrebbe avere in squadra con sé. È importante invece coordinarsi con la squadra per poter attaccare insieme, ad esempio con un support che lo aiuta bloccando gli avversari oppure curandolo, oppure con un tank che si prende tutti gli schiaffi degli avversari mentre l'attaccante fa danni. L'ultimo ruolo è il jungler o lo speedster in Pokémon Unite, è un ruolo importantissimo soprattutto nelle fasi finali della partita. Il suo compito è fare tantissima esperienza ed essere a livello più alto di tutti, infatti dovrà aiutare tutti i compagni sia in fase difensiva che offensiva facendo un mucchio di danni. Inizialmente il jungler dovrà tuffarsi nella giungla, da qui infatti il suo nome, e deve andarci totalmente da solo per sconfiggere tutti i Pokémon che daranno esperienza, sbloccando tutte le sue mosse ed essere pronto ad aiutare in qualsiasi momento i compagni in difficoltà. I più forti jungler al momento sono sicuramente Zeraora e Gengar. Il primo è più veloce già dalle prime fasi di gioco perché non ha bisogno di evolversi, mentre il secondo fatica fin quando non ha tutte le sue mosse a disposizione, ma poi diventa devastante. Infine, chiaramente ci sono alcuni tipi di Pokémon che hanno dei ruoli misti, ad esempio un Ninetales è un attaccante ma anche support perché riesce a congelare gli avversari, oppure uno Slowbro che è un difensore ma riesce comunque ad essere di supporto perché con telecinesi o anche con surf riesce a stunnare o bloccare comunque gli avversari per un determinato tempo, utile ai compagni per sferrare il colpo decisivo. Numero 4. L'importanza di Rotom, Dreadnought e Zapdos. All'interno di Pokémon Unite e di ogni partita di questo gioco, ogni tanto possono comparire dei Pokémon selvatici un po' più forti. Infatti stiamo parlando di Zapdos, Dreadnought e Rotom, e una volta sconfitti questi, otterremo dei bonus niente male, che molto spesso vi possono garantire anche la vittoria. E adesso li analizziamo nel dettaglio. Rotom comparirà nella top lane, e sconfiggerlo consentirà di averlo in team come un alleato che si dirigerà poi successivamente verso la zona avversaria, attaccando i nemici e permettendovi di segnare istantaneamente per qualche secondo. Inoltre, fornisce anche 20 punti al giocatore che riesce a sconfiggerlo. Dreadnought, al contrario, comparirà nella bottom lane ed è utilissimo perché sconfiggerlo garantirà a tutto il team dei bonus sostanziosi, in particolare uno scudo difensivo ed esperienza, utile per evolversi o apprendere nuove mosse. Infine Zapdos è il Pokémon più importante di tutti, batterlo è quasi sempre una win condition per la squadra. Compare a 2 minuti dalla fine al centro della mappa e sconfiggerlo non sarà semplice perché tutti vorranno riuscirci. La squadra che riesce a sconfiggerlo riceve punti e potrà segnare istantaneamente per i successivi 30 secondi. La squadra rivale invece riceverà una bella scarica poco amichevole. Inoltre, trovandosi nella fase finale del gioco, i punti segnati varranno il doppio, il che rende Zapdos fondamentale per ribaltare i punteggi o vincere in comodità. Attualmente la strategia più gettonata è sconfiggere inizialmente Dreadnought per ottenere sia punti esperienza importanti, sia lo scudo, e poi successivamente andare a pushare contro Rotom, perché avremo sicuramente una differenza importante di livelli contro gli avversari e soprattutto gli scudi. Infine per Zapdos è molto importante non avventurarsi da soli, a meno che non ci sia una situazione particolare, ma andare con tutto il team e cercare prima di sconfiggere il team avversario e poi sconfiggere Zapdos in comodità. Badate bene che non è importante eliminare tutta la vita del Pokémon, ma potete anche rubarlo all'ultimo secondo, il che rende Zapdos
una win condition come detto prima, e a volte potreste anche aver bisogno semplicemente di difenderlo, non per forza di sconfiggerlo. Piuttosto che rischiare di perdere la partita mentre la state vincendo, cercate di difendere Zapdos e basta. Numero 5. Controllare i set del proprio main e usare gli strumenti consigliati. Ok, qui andiamo un po' più nel profondo con delle build adatte per poter sfruttare al meglio il proprio Pokémon scelto. Andiamo a vedere qualche consiglio iniziale su come fare. Ogni Pokémon viene equipaggiato con 3 oggetti, più uno utilizzabile. Questi oggetti sono importantissimi per sfruttare al meglio le caratteristiche del Pokémon, e senza non riuscirete mai a giocare bene. Per equipaggiare al meglio il vostro Pokémon vi consiglio di cercare il set più utilizzato, con strumenti che aumentino l'attacco o la difesa, in base al vostro ruolo. È importantissimo aumentare il livello di questi strumenti in modo da amplificarne gli effetti, infatti è molto utile acquistare gli Item Enhancer dallo shop tramite tickets per migliorare gli oggetti del proprio setup. L'oggetto utilizzabile dipende dal modo in cui giocate, ma solitamente vi consiglio l'Eject Button, che vi permette di evitare le situazioni più pericolose. Nei prossimi episodi di questa serie vi guideremo all'interno di tutti i setup per ogni Pokémon, per ogni ruolo, in modo tale da poter confezionare al meglio il vostro Pokémon preferito e scendere in battaglia con il setup migliore di tutti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche, in modo tale da non perdervi queste utilissime guide. Beh, il fatto che siano utili lo spero davvero tantissimo, quindi se questa guida vi è piaciuta lasciate un bel pollicione all'insù, iscrivetevi al canale chiaramente, passate anche dai link che trovate in descrizione per poter seguire anche le guide del mio compagno di avventure, e ovviamente lasciate tantissimi commenti per aumentare i consigli per tutti quanti i beginners di Pokémon Unite, o addirittura dei consigli per noi per migliorare le nostre guide. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, commentate e condividete con tutti quanti i vostri amici. Noi ci vediamo in una prossima guida e ci becchiamo su Pokémon Unite sempre, praticamente sto giocando sempre. Sto giocando tantissimo. Io devo smetterla di giocare a Pokémon Unite, perché, cioè, davvero è incredibile come sto giocando a Pokémon Unite. Prendo schiaffi da tutti quanti, ma continuo a giocare. È assurdo. Come faccio? Devo seguire le guide di Frank e Frozen per migliorare. È un cerchio infinito, una spirale.